Con la terza domenica del tempo ordinario finalmente cominciamo la lettura continuata del Vangelo secondo Marco. L'abbiamo annunciato in alcune occasioni a partire dalla prima domenica di avvento, ma poi eh, le feste di Natale e il tempo ordinario all'inizio ci ha portato a considerare altri evangelisti, soprattutto Giovanni e Luca. Con questa domenica iniziamo a leggere di seguito il testo di Marco. Dopo il momento rivelatore del battesimo nelle acque del Giordano, Gesù inizia in Galilea la sua missione. L'evangelista la presenta con una formula sintetica. Andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Questa formula riassume la predicazione di Gesù. È quello che viene chiamato il cherigma fondamentale, il contenuto della predicazione di Gesù contiene quattro verbi, quindi quattro frasi, due affermative e due imperativi. Gesù annuncia che il tempo è compiuto e il regno di Dio si è fatto vicino. Il compimento del tempo dice l'occasione buona, in greco infatti si adopera il termine kairos che designa L'occasione propizia per fare qualcosa. Non è il cronos, è il tempo del calendario con una data precisa, ma è il momento buono, come capiscono molto bene i contadini. Quando è il momento della mietitura? Quando si vendemmia l'uva? C'è un giorno fisso? No, dipende dalla maturazione. E chi se ne intende capisce qual è il momento opportuno. Se si perde quella occasione, si perde l'annata. Gesù dice: Questo è il momento buono, ci siamo. Da competente annuncia che è il momento opportuno, in cui il regno di Dio si è fatto vicino, si è presentato. Si è fatto vicino, non vuol dire che è un po' più vicino di prima, ma si è fatto presente, è qui, ci siamo. Dio come Re è presente qui nella nostra vita adesso ed è presente perché ci sono io, dice Gesù. La sua persona è il regno presente. Di conseguenza, ecco i due imperativi. Convertitevi e credete. Cambiate mentalità e fidatevi, fidatevi della bella notizia, che il regno di Dio è qui. Cambiate la vostra mentalità. E come esempio di cambiamento viene proposta la vocazione dei primi quattro discepoli. Domenica scorsa abbiamo letto il racconto secondo Giovanni, adesso prendiamo in considerazione il racconto secondo Marco dobbiamo imparare a tenere distinti gli evangelisti. Raccontano in modi diversi. Non dobbiamo domandarci chi dei due ha ragione. I racconti sono differenti, ci sono delle discrepanze. Hanno ragione tutti e due e dobbiamo dare valore al racconto di ciascun evangelista. Gesù chiama Andrea e Simone, chiama Giacomo e Giovanni, pescatori, colleghi, soci, chiamati a lasciare reti, barche, pesca e seguire Gesù. E lo fanno, cambiano mentalità e si fidano del Vangelo, della bella notizia portata da Gesù. La prima lettura nel tempo ordinario è sempre collegata con il Vangelo. E quindi... È proposta per aiutare la comprensione del brano evangelico. È stata scelta una pagina del profeta Giona. Al capitolo 3 viene narrata la missione a Ninive di questo profeta un po' disobbediente. E vuol dire che la sottolineatura principale nel brano di Vangelo è quella della predicazione di Gesù che chiede convertitevi, perché il brano di Giona è incentrato sull'invito convertitevi. È l'annuncio di un disastro, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta, se non cambiate mentalità. Gli abitanti di Ninive credettero al Signore, fecero penitenza, cambiarono e il Signore Perdona la grande città emblema del male e del peccato. Dunque la predicazione è efficace, può portare frutto. Noi reagiamo all'annuncio profetico con le parole del Salmo: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Ecco il desiderio della rivelazione. Gesù comincia a predicare e annuncia il regno di Dio. Fammi conoscere, Signore, in che cosa consiste il regno di Dio per me, qui, adesso. Le tue vie voglio conoscerle. Sono disposto a cambiare la mia mentalità per seguire la tua via. La seconda lettura invece nel tempo ordinario è slegata da Vangelo e prima lettura. Qualche volta ci può essere il collegamento, ma non conviene fare i salti mortali per trovare un aggancio. È proposta una lettura continuata della prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Non lettura integrale, sarebbe troppo lunga ma di brani importanti, ma nell'ordine di composizione. Domenica scorsa abbiamo letto un piccolo brano del capitolo 6 e oggi ci è proposto un brano che è il vertice del capitolo 7, incentrato su tematiche matrimoniali. L'apostolo conclude dicendo il tempo si è fatto breve. Il tempo si è raccorciato ormai, avendo incontrato Cristo, eh, le cose di questo mondo diventano relative, passano in secondo piano, non sono fondamentali. Passa la scena di questo mondo. Chi possiede faccia conto di non possedere. Chi è sposato faccia conto. Di non essere legato, cioè non è la cosa più importante l'essere sposato o il non essere sposato, avere dei beni o non averli, essere in una situazione di serenità, di piacere o di tristezza. Sono tutte situazioni che passano e il tempo si è fatto breve. L'Apostolo chiede un orientamento totale a Cristo, alla sua grandezza, alla sua novità. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, fammi capire dove passa il tuo regno, qui e adesso, per me. Sono disposto a seguirti come Simone e Andrea, come Giacomo e Giovanni.